Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo episodio di Dora and Red. Come vedete siamo ritornati con Castle Crashers. Bene ragazzi, devo dirvi una cosa, sono aumentato di un livello perché giustamente ho dovuto ripetere i livelli, non si è salvato, non so il motivo. Però vabbè, sono semplicemente aumentato di un livello e sono ritornato in questo punto. Ebbene ragazzi, passiamo a questo, cerchiamo di salvare la nostra principessa più presto possibile. Sono caduto, vaffanculo. Cerchiamo di salvare la nostra principessa più presto possibile, eliminando tutti i nemici maledetti. Sai, vorrei che... Ok, così si usa il potere. Va bene, va bene. Ah, oh, volevo dire un attimo una cosa, scusate ragazzi. Oh, cavolo. Madonna, quanto li odio questi qua. Ti giuro mi hanno fatto passare all'inferno nei scorsi episodi. Che cazzo? No, quel tizio di nuovo? Ok, lo sto cercando, non so come. Come l'attacco da lontano? Che cazzo sta facendo con quegli occhi? Li illumina di rosso? Ok, credo che sia un suo attacco perché appena sparo le frecce lo fermo. Ok, perfetto, 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 ragazzi. Dai, dobbiamo leggermente ucciderlo allora. Ok, perfetto. Uccidiamo anche quelli che si lanciano dal ponte, così. Sono aumentato anche di livello. Non mi interessa della combo. Attualmente dobbiamo eliminare il nemico a colpi di arco. Vai, sta andando tutto bene. Muori, stronzo. Vabbè, basta che facciamo così tutto il tempo allora. Ok, perfetto. Non è così difficile questo boss, insomma. Dai, davanti alle palle, stupido. Ci fai morire a tutti e due. Dai, dai, dai. Ce la facciamo, ce la facciamo. Proprio qui dovevi metterti, porca Giuda. Fai partire. No. Ok, abbiamo eliminato veloce, veloce. Vai, 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 vai. Non molliamo, non molliamo. Non molliamo, non molliamo. Non molliamo, non molliamo, non molliamo. Possiamo farcela? Porco Giuda, quanto sono fastidiosi quelli. Oh, non sei morto. Porco Giuda. Dai, è quasi morto, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Oh, all'arrembaggio, dovevo ucciderlo così. Ok, glielo ho mandato a quello. Oh, oh. Bene, perfetto. Ora dobbiamo entrare in questo tunnel, scommetto. Entriamo, ragazzi, e andiamo a liberare la nostra regina. Principessa, regina, stessa cosa, quindi cazzo me ne frega. Ah, c'è tanta vita. Vabbè, ma sono aumentato di livello. Dai, olè. Capisco perché tutti questi mostri si allenano tra di loro. Ho capito, io sono lo stronzo che subisce alla fine. Sono io che devo combattere contro tutti. Porco Giuda, ho staccato la testa, va bene. Oh, la mia capra aggressiva. Brava capretta, devi essere sempre così. Vai, vai. Ti faccio male. Vai. Perfetto ragazzi, abbiamo ucciso tutti. Oh, oh, no, no, no. Dove vai? Non prendi neanche per il culo? Ok, è morto, è morto. Andiamo avanti. Stanno rubando nel carro. Ok, c'è qualcuno che c'è qua. Ah, vediamo un po' come funziona. Ok, i poteri magici fanno schifo al cazzo, mi sa. Meglio il conducente, ragazzi. Battagliamo. Dai. Fatemi vedere cosa Spitfire. Bellissimo, vai, 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 vai. Ci siamo male. Quello che ruba l'oro mentre tutti noi ci ammazziamo. E poi con quell'oro dovrei... potrei fare qualcosa probabilmente. No, quanta gente. Oh, calma. Ma dove va? Odio le persone che lanciano cose a caso. Ok. Questa parte fastidiosa. Troppi uomini nemici. Guarda. Ok, abbiamo ucciso, mi sa. Dai, dimmi di sì. No, ancora, quanto cazzo siete resistenti. Perfetto, prendiamo le banane che abbiamo bisogno di vita. Non lo ruberete il mio oro, maledetti. Ok, solo uno è riuscito a scappare. Però va bene, cazzo c'è prima. Quanto manco li spendo quei soldi. Allora. Ok, ok, calma, calma. La capra aggressiva. Addirittura, la mia capretta incazzosissima. Usa anche noi il fulmine, mi sa. Sì, ovviamente, vabbè, collegato giustamente al potere. Anche il mostro che era il suo padrone usava il fulmine. Guarda quanti cazzo ne sono sti cosi. Dai, 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 possiamo farcela. Guarda, ne sono tantissimi di quei slime, che cazzo ne so. Sembrano quei slime di Minecraft, sinceramente. Vieni qua, vieni, vieni. Non riesco più a colpire. Ok, ora sì. Ma questi poi, questi mostri che sono alleati con i soldati, i nemici, mi spiegate? Grazie.
Ti giuro, questi qua mi colpiscono solo con le granate. Solamente con le granate. O con le frecce e con le granate. Questi sono i loro attacchi. Ok, ho staccato la testa. Allora, vita me la prendo io. Dai, muori veloce. È morto? Ok, perfetto. Dove siamo ora? Andiamo... Ok, vulcano. Tranquillo. Ok, passiamo. Dai, ok, andiamo avanti. Andiamo avanti, ragazzi. Ormai siamo... siamo su una montagna con un vulcano enorme. Ok, dobbiamo rompere qui. Ok. Rompiamo tutto. Entriamo nel castello nero, da quanto ho capito. Ovviamente se si rompe. Ok. Leggevi giornale? Com'era l'argomento? Bene, ragazzi, siamo entrati nella fortezza nemica, a quanto pare. Dovremmo stare attenti. Dovremmo aspettarci di tutto e di più. Manca poco per livellare. Speriamo di livellare il presto possibile, così recupero un po' di vita. Oh, c'è l'immagine del mostro. Mi sa che erano molto amici. Quindi per questo, alla sua morte, ha pianto. Vabbè, giusto, giustamente. Quindi vedremo tantissimi quadri dei suoi quadri. O è solo questo, non so. Quindi questa è la fortezza personale, in teoria. Cioè, dove loro si trovavano di nascosto. Ok, ammazziamo tutti. Ok, perfetto, perfetto, andiamo avanti. Allora, dobbiamo eliminare le ultime truppe in questa fortezza. Porco Giuda. Quelle bombe, ma poi si ammazzano anche tra di loro, devi dire. Dai, 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 yeah. Oh, quelle granate. Ti giuro, ogni... è stancante a beccare sempre quelle botte di bombe in testa o quelle frecciate. Però vabbè, posso dire che le frecciate sono state il mio peggior incubo in questo gioco. Ok, andiamo avanti. Oh, perfetto, perfetto, perfetto. Muori. Oh, oh, calma, calma. No, 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 stavo per morire. Ragazzi, dobbiamo stare attenti. E qua ci crepiamo. No, porco. Ok, che culo. Siamo livellati nel momento giusto. Grazie. Perfetto, perfetto. Dai, morite, porco Giuda. Questa battaglia sta diventando stancante. Ok. Poi voglio quella spada là. Perché loro ce l'hanno e io no? Quando pescano insieme. Ah, quindi si deduce che erano tantissimi amici. Invece io ho esterpato il suo migliore amico. Sì. Mi sa che dobbiamo combattere contro di lui probabilmente. Almeno credo. Almeno si capisce dalle immagini. E questa è l'ultima loro fortezza segreta, in teoria. Va bene, comunque dovremmo sapere prima dove si trova la principessa, quindi prima eliminiamo gli avversari e poi ci pensiamo. Ok, andiamo avanti. Oh cavolo, chi cazzo sono questi? Attenti. Ok, eliminiamo lui. Che cosa è brutto? Che cazzo è quel mostro? Ora che me lo chiedo. Vabbè, questo semplicemente ha i tubi dietro al culo e va bene. Quell'altro non ho capito chi cazzo è. Marco Giuda. Muori, pezzo di cacca. Ok. Dai, e cedi. Oh, l'arma? Oh, me la sono chiamata, fammi vedere. Questa dà più 2 forza, meno 1 agilità. Vediamo questa. Ah, beh, meglio questa a sto punto. Ah no, aspetta, questo dà forza. Adesso questo. Questa non è la più forte. Sta ancora piangendo. Credo che l'abbia fatto incazzare un po'. Dai. Non l'ho colpito una volta, Dio. Come cazzo scappo da lui, scusami. Sono morto così.
troppo forte, ok. Direi di aumentare un po' di queste cose, mi sa. Ragazzi, si parte da qui, penso che ucciderò un attimo i nemici, li verrò dalle palle e arriviamo direttamente al boss, perché sennò ci rompiamo il cavolo. Ok, a tra poco. Bene ragazzi, siamo ritornati al boss, a quanto pare. Che ci voglia fare tanto male. Ma come cazzo? Cioè, è impossibile, non puoi fare un cazzo. State vedendo con i vostri occhi, eh? Guardate il range che cazzo ha. Beh, vabbè, vaffanculo, va. Bah! Cioè, state vedendo da dove mi prende? Avete visto da dove cazzo mi prende questo boss? È assurdo. Va bene, ragazzi. Io credo che sia meglio che ci fermiamo qui. La prossima volta vedremo di sconfiggere sto boss che non so come ti prende da posti impossibili e ti porta indietro da lui. Però va bene. Nel prossimo episodio ci ritroveremo direttamente al boss, combatteremo contro di lui e vedremo di sconfiggerlo in qualche modo. In qualche modo. Ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Ciao a tutti.